La città di Agropoli festeggia la Madonna di Costantinopoli. Si tratta di uno degli eventi religiosi più attesi dell'anno. Il 24 luglio, il momento più suggestivo è rappresentato dalla processione in mare. La Madonna viene imbarcata su un peschereccio, seguito poi per la costa agropolese da centinaia di barche. A svelarci il programma degli eventi odierni è il presidente del Comitato Festa, Giulio Russo. Alle 6 ci sarà la Santissima Messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor il nostro Vescovo Vincenzo Calbusa, dopodiché uscirà la processione che quest'anno andrà direttamente all'imbarco, proprio perché bisogna rispettare un poco quelle che sono le ordinanze della Capitaneria, quindi faremo il consueto giro per mare e dopodiché ci sarà lo sbarco e rientreremo in chiesa e alle 24 ci saranno dei fuochi artificiali giù al porto. Chiaramente non saranno come, bene dirlo subito, come la passata, il passato anno, perché vuoi un poco per l'erosione della rupe, vuoi per altri motivi, saranno dei fuochi ecologici e quindi diciamo bisogna accettarli per dare il segno della festa. E con questo, diciamo, da parte del Comitato, io tengo a ringraziare un poco tutti quelli che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questa festa, dall'amministrazione comunale, alla Capitaneria di Porto, i vigili urbani, diciamo, tutti quelli che, diciamo, ci hanno supportato in questa situazione, nonché tutte le persone che hanno capito i nostri sacrifici e con delle offerte hanno permesso che si facesse la festa. Voglio ringraziare le luminarie della ditta Palladino e Orlando di Monteforte Cilento, i fuochi saranno della ditta di Muoio di Vatolla. E con questo, diciamo, va bene anche per quest'anno, sperando di poter essere qui anche l'anno prossimo. Grazie e buon divertimento a tutti con la nostra festa.